Ciao a tutti e benvenuti. Oggi faccio un tutorial in cui vi voglio far vedere come creare questo modello di elaborazione a ferri che io ho chiamato a conchiglia, perché mi ricorda molto la forma della conchiglietta. È una lavorazione molto semplice, che però ha un bellissimo effetto. Da davanti il lavoro si presenta appunto a forma conchiglietta. E da dietro, sempre molto curato, così, vedete? È una lavorazione che potete applicare per creare un cappellino, una sciarpa, un maglioncino, vedete voi. Ok, possiamo ora iniziare. Per creare il campioncino che vi voglio far vedere, avrò bisogno di 32 maglie. Quindi facciamo avvio di 32 maglie usando la metodica che preferite. Se volete vederne alcune, qui sotto allego il link. Ci vediamo quando avete fatto. Ok, possiamo iniziare. La maglia di vivaglio io non la elaboro, la faccio, la sposto. Poi facciamo prime due a rovescio, uno, 2, poi 5 per il diritto, 1, 2, 3, 4, 5. Ora di nuovo 2 a rovescio e 5 per il diritto. Non mi soffermo qui per farvi vedere come si fa a rovescio per il diritto, o perché ho fatto già un video apposta, quindi se avete bisogno qui sotto allego il video per chi deve imparare proprio i primi passi nella lavorazione delle maglie per il diritto e per il rovescio. Ok, ora faccio sempre primi due a rovescio e poi 5 per il diritto e così fine del ferro. Ci vediamo quando avete fatto. Partiamo con il ferro di ritorno. La maglia di vivaglio io la faccio passare, la sposto senza lavorare. Poi vedete qui ci sono due A per il diritto e li faccio per il diritto. Ora parto con quelli per il rovescio, faccio un a rovescio, gettato, secondo a rovescio, gettato, terzo a rovescio, subito gettato, quarto a rovescio, gettato, quinto e gettato. Quindi di nuovo per il diritto, 1, 2, parto di nuovo con quello di rovescio e in mezzo metto sempre il gettato. Guardate, faccio lavorazione a rovescio normale, 1, subito il gettato. E lavorazione normale a rovescio, gettato, terzo, gettato, quarto, gettato, quinto, gettato. Ora mi si presentano due per il diritto, faccio lavorazione per il diritto, 2, di nuovo rovescio, gettato, rovescio, gettato. Vedete, facile facile, rovescio, gettato, rovescio, gettato. E così tutto il ferro di ritorno. Partiamo con il terzo ferro.
la maglia di vivaio la sposto senza lavorare. Le prime due, vedete, sono a rovescio, si presentano a rovescio, quindi faccio lavorazione normale a rovescio. 1 e 2. Mi ritrovo che ho il prima si presenta il gettato, lo faccio andare giù, vedete? Mi aiuto magari con il ferro e lo faccio cadere. La maglia che si presenta per il diritto non faccio altro che la sposto sul ferro di destra. Poi di nuovo il gettato che si era creato lo faccio cadere e sposto la maglia. E così tutte. Guardate, faccio cadere il gettato, sposto la maglia, faccio cadere il gettato e sposto la maglia e faccio cadere il gettato. E sposto anche la ultima per il diritto che si presenta per il diritto. Guardate, ora ho queste 5 maglie per il diritto che si sono allungate, vedete? Sempre stesso numero di maglie, ma si sono allungate. Ora faccio un'altra cosa. Sposto le mie 5 maglie allungate per il diritto sul ferro di sinistra, vedete così, e faccio la lavorazione per il diritto. Guardate. Una, ora non butto, tengo ancora, faccio il gettato e un'altra volta per il diritto, quindi lavoro tutte e 5 le maglie insieme facendo uno per il diritto gettato e un altro per il diritto, vedete? Li unisco insieme, così da 5 maglie per il diritto che si presentano, ne faccio uscire fuori 3, 2 lavorate e il gettato. Ora rifacciamo un'altra volta insieme, guardate, ora faccio di nuovo 2 a rovescio che fanno lo stacco, ok? Ora vedete, di nuovo abbiamo il gettato, lo facciamo cadere, facciamo la maglia per il diritto spostata, vedete, faccio cadere di nuovo, gettato lo faccio cadere, prendo la maglia, la sposto, gettato faccio cadere, prendo la maglia e la sposto, così le maglie per il diritto si spostano tutti sul ferro di destra con il gettato che va faccio cadere e si allungano. Faccio la stessa cosa di prima, sposto tutti sul ferro di sinistra, di nuovo, guardate, vedete? E adesso faccio elaborazione per il diritto di tutti i 5 maglie insieme. Faccio praticamente, faccio un'elaborazione per il diritto, non lo faccio cadere, tengo ancora, faccio il gettato e un'altra elaborazione per il diritto, sempre dalle stesse maglie. Guardate, così con questo movimento io unisco le 5 maglie e ne faccio saltare fuori 3. In un'unica lavorazione, di nuovo 2 a rovescio, 1, 2, di nuovo la stessa cosa, semplice semplice, guardate, il gettato lo facciamo andare giù, facciamo uno per il diritto, lo spostiamo, gettato andiamo giù, spostiamo quello per il diritto, gettato facciamo scendere giù, spostiamo la maglia per il diritto, stessa cosa, gettato va giù e la maglia per il diritto si sposta sul ferro di destra. Vedete, sono sempre le 5 maglie più che si presentano adesso in modo più lungo. Faccio la stessa cosa, li sposto su quello di sinistra, ecco. Faccio lavorazione per il diritto di tutti i 5 insieme, guardate, una, il gettato subito senza far scendere e cadere niente e un'altra volta dallo stesso posto e lavorazione per il diritto, vedete? Ecco, anche la terza conchiglia si sta creando, vedete? Stessa cosa, rovescio per fare lo stacco tra una e l'altra conchiglia. Ecco, di nuovo la stessa cosa, facile facile. Faccio scendere
giù il gettato, sposto la male che si presenta per il diritto, scende giù, sposto, faccio cadere, sposto, faccio cadere, sposto. E così, tutti e cinque, vedete? Sono cinque maglie. Faccio la stessa cosa, risposto. Faccio lavorazione per il diritto di tutti e cinque insieme, guardate, non facciamo cadere, facciamo solo la prima maglia, facciamo il gettato e un'altra volta. Eccone un altro, vedete? Da 5 ne creo 3. Poi di nuovo, rovescio. Vedete? Dopo aver finito il terzo ferro, abbiamo le nostre conchiglie che si sono creati. Ora, la quarta fila, o il quarto ferro, scusate, si presenta così. Noi abbiamo una diminuzione delle maglie, quindi dobbiamo andare a recuperarli. Ora mi spiego meglio, seguitemi. Prima maglia di vivaio, io non la lavoro, la sposto. Poi mi ritrovo con prime due maglie per il diritto, quindi faccio lavorazione normale per il diritto, 1 e 2. Poi qui, vedete, dove abbiamo fatto la nostra conchiglia, abbiamo 3 maglie a rovescio, però noi abbiamo bisogno di 5 maglie per fare le prossime conchiglie. Quindi come facciamo a recuperarli? Facciamo il gettato e lavorazione per rovescio di 3 maglie che si presentano in seguito, 1, 2 e 3. Poi un altro gettato, così, vedete, poi seguenti 2 per il diritto perché si presentano per il diritto. Ora guardate, abbiamo 2 per il diritto, 5 per il rovescio e 2 per il diritto, quindi come vedete abbiamo recuperato il numero di mali di cui abbiamo bisogno per le successive conchiglie. Ve lo rifaccio vedere, facciamo un altro insieme, guardate, gettato, rovescio normale, 1 e 3. E la quinta, sempre il gettato, è la lavorazione per il diritto di 2 mali che si presentano, vedete? Vedete? Da 3 torniamo a avere 5. E così tutto il ferro, gettato, rovescio, gettato. Facile, facile. Gettato, rovescio e gettato. E finiamo il ferro. Okay. Ecco, così abbiamo recuperato un numero. Ok, il ferro di andata si presenta in questo modo, quindi noi dobbiamo fare lavorazione ai ferri come abbiamo fatto nella prima fila. Primo ferro, scusate. Io come sempre quelle di vivaio la sposto senza lavorare, o quelle a rovescio, quindi faccio lavorazione a rovescio normale di prime, 2. Poi faccio le 5 per il diritto, 1, 2, 3, 4 e 5, poi di nuovo 2 a rovescio e 5 per il diritto. Ci vediamo quando avete finito tutto il ferro a lavorare in questo modo. Il diritto per il rovescio, come si presenta? Dobbiamo seguire semplicemente il disegno che si sta presentando.
Ecco, vedete, abbiamo concluso la creazione delle conchigliette e abbiamo già messo la base per i prossimi conchiglie che vorremmo fare. Ora ne facciamo un altro po' insieme. Quindi ora ci ritroviamo con il ferro di ritorno e lo facciamo lavorato identico come il secondo ferro che abbiamo fatto, sempre di ritorno. Quindi facciamo la maglia di vivagno per il diritto. Seguiamo le maglie come si presentano praticamente. Vedete, prima per il diritto, altri per il rovescio, 1, gettato, 2, gettato, 3, gettato, 4, gettato, 5, gettato, e ora per il diritto, 1 e 2. Ora di nuovo si presentano per il rovescio, quindi faccio rovescio, gettato, rovescio, gettato, rovescio, gettato, rovescio, gettato. Poi si presentano due per il diritto, quindi faccio lavorazione per il diritto, 1, 2, e così fino alla fine del ferro. Ci vediamo quando l'abbiamo fatto. Ecco qui, ci ritroviamo con il ferro di andata, vedete? Perché questo qua è davanti del nostro lavoro. Quindi andiamo con la creazione delle conchiglie. Così vi faccio vedere altri insieme. Quindi faccio due rovescio, perché si presentano prima due rovescio, ok? Poi faccio il passaggio di prima. Il gettato lo faccio scendere giù e sposto quello per il diritto, vedete, gettato lo faccio cadere, sposto la maglia per il diritto, gettato faccio cadere, sposto la maglia per il diritto, e così tutte e cinque le maglie vengono spostate sul ferro di destra, e come vedete, come prima, si presentano allungate. Poi faccio il passaggio sul ferro di sinistra, lo faccio tornare indietro e faccio lavorazione di tutte e cinque maglie insieme per il diritto, una volta senza gettare, senza far cadere, una volta gettato e un'altra lavorazione. Così da cinque maglie per il diritto che si presentano, vedete, si creano tre. Cosa adesso facciamo la lavorazione a rovescio per fare lo stacco, 1 e 2, poi il gettato lo faccio cadere, quello che si presenta per il diritto lo sposto, gettato cade, per il diritto lo sposto la maglia, gettato cade, per il diritto lo sposto, gettato cade, per il diritto lo sposto, e così le 5 maglie, vedete, sono più lunghe, le sposto sul ferro di sinistra e faccio lavorazione per il diritto di tutti e cinque maglie che si presentano, vedete, senza far cadere, faccio il gettato e un'altra lavorazione sempre dallo stesso posto, dalle stesse maglie, così in una entrata ne faccio uscire fuori 3 maglie, quindi 5 diventano 3. Come abbiamo fatto prima, e così tutto il ferro rovescio, ok, sposto, faccio cadere, sposto, faccio cadere, sposto, vedete, poi li torno a rimettere su quello di sinistra per elaborarli tutti insieme e far diventare le 5 maglie per diritto in 3, quindi faccio, vedete, lavorazione vera e propria delle maglie tutti insieme per il diritto, ne creo fuori una, faccio il gettato e torno a fare un'altra lavorazione per il diritto e ora faccio cadere le 5 maglie. Stessa cosa. Okay.
progettato e un altro voto di lavorazione. Così e concludo il ferro. Guardate, ecco così si presenta il nostro lavoro. Vedete le conchiglie che si creano. Così potete procedere tutti i ferri di cui avete bisogno. Dipenderà dal lavoro che dovete realizzare.